aspettano avvolti nelle coperte blu della guardia costiera. Da sopra il ponte guardano la banchina sulla quale sono ormeggiati da ieri notte. Possono fare avanti e indietro tra poppa e prua della nave che le ha soccorsi il 16 agosto al largo di Lampedusa. Ma di scendere no, non se ne parla, non fino a quando arriverà il via libera da parte del ministro Salvini. E così, tra tira e molla, il caso del pattugliatore Diciotti continua a tenere banco. E poco importa se a bordo ci sono 177 persone, tra cui almeno 28 minori non accompagnati, che da giorni vagano in attesa di attraccare in un porto sicuro. Tutto inizia la notte prima di Ferragosto, quando un barcone arriva vicino alle coste maltesi. Nessuno però accoglie la richiesta di aiuto e il barcone si dirige verso Lampedusa. È qui che interviene la Diciotti, carica a bordo i 190 migranti, 13 sono in situazioni critiche e vengono fatti scendere nell'isola siciliana. Gli altri rimangono a bordo per 5 giorni, navigano nel Mediterraneo in attesa che qualcuno dia l'ordine di attraccare. Quel qualcuno è il ministro Toninelli, titolare delle infrastrutture da cui dipende la Guardia Costiera. Indica come porto sicuro quello di Catania, ma poco dopo arriva la precisazione di Salvini. Nessuno scenderà dalla Diciotti se prima l'Unione Europea non indicherà la destinazione finale dei migranti. E così non rimane altro che aspettare su un pattugliatore fermo a 2 passi da terra. Mai e poi mai lasciare galleggiare gente sul mare, e quindi l'unica parola è accoglienza. Che ben venga che ci sia un'Europa che insieme si assume la responsabilità, ma non dobbiamo dimenticare che su quella nave ci sono volti precisi.